Domenica, ben ritrovati a distanza di qualche ora. Ci eravamo lasciati un paio d'ore fa dopo il post gara di Teramo Vibonese, gara che ha contrassegnato l'intero nostro pomeriggio, l'intera nostra domenica e che condizionerà ovviamente anche questo numero dell'Abruzzo del pallone. Lo sapete, è finita 2-2 al Bonolis, con il Teramo prima sotto, poi sopra. Alla fine è finita con un pareggio. Poi vedremo, riascolteremo le voci del post gara, vedremo il servizio. Intanto do la buona serata a tutti quelli che ci seguiranno e ovviamente ai miei compagni di viaggio in redazione. Andrea Costantini, ciao Andrea, che oggi stadio. Buonasera. Eccolo qua. Buonasera. Vi ha accompagnato nella partita del Bonolis, in collegamento Ania Cantagalli. Ciao Ania. Ciao, buonasera a tutti. Ecco di qua, è in studio di ritorno dal Bonolis Paolo Renzetti. Paolo. Ciao, grazie Jacopo, buonasera. Allora, prima di iniziare, diamo una notizia che non riguarda il calcio. Sì, perché è di 7-8 minuti fa la notizia ufficiale, che è stata ufficializzata dall'ufficio stampa della Regione Abruzzo e dunque dal Presidente Marsiglio. Da domani la nostra Regione, l'Abruzzo, passerà in zona arancione, inizierà domani l'approdo, se così possiamo dire, della nostra Regione alla zona arancione, che si completerà mercoledì, ma da domani tecnicamente la nostra Regione sarà già in zona arancione, dunque non sarà più in zona rossa. L'Abruzzo era l'unica regione del nostro paese in zona rossa, è sicuramente una bella notizia, una buona notizia, perché suffragata dai dati, dal calo dei positivi, anche da una diminuzione più del 6% sì, di positivi sul totale dei tamponi. Dei tamponi, che notoriamente però nel fine settimana sono meno quelli analizzati, però oggi sicuramente molto meno. E quindi comunque ancor di più la notizia del passaggio dell'Abruzzo in zona arancione è sicuramente una notizia positiva da sottolineare, che ci auguriamo possa rappresentare un passaggio provvisorio per l'approdo alla zona gialla, perché l'obiettivo è quello nei giorni immediatamente precedenti al Natale. Chiaramente l'obiettivo sarà quello di arrivare in zona gialla, seppur con tutte le prescrizioni, le limitazioni che già sappiamo, che già conosciamo, però obiettivamente vedere l'Abruzzo come unica regione in zona rossa non era una bella cosa, ma per tutti. Sì. Per informazione presso i nostri telespettatori, chiariamo che da domani zona arancione, soprattutto per quanto riguarda gli esercizi commerciali, sì, quegli esercizi commerciali che erano chiusi ora possono riaprire. Dal 9 ci sarà zona arancione anche per le scuole, quindi la possibilità anche per le altre classi delle medie, che in questo momento dovevano fare scuola a distanza, potranno tornare in aula dal 9, quindi certo, a 21 giorni da quando è stata indetta la zona rossa con l'ordinanza del Presidente Marsiglio di metà novembre. Assolutamente certo. Sì, ragazzi, cominciamo subito, perché questa sera ovviamente saremo in onda fino alle 20:30, quindi edizione un po' più short dell'Abruzzo del pallone, ovviamente incentrata prevalentemente su Teramo Vibonese. Vediamo i risultati delle gare di Serie C, Girone C ovviamente, che è quello che seguiamo da vicino, con le partite che si sono concluse poco fa, quelle delle 17:30, con il successo del Catanzaro sulla Turris. Catanzaro che era andato sotto con gol di Esempio per la Turris, che poi ha fatto un disastro perché dopo aver segnato è stato prima ammonito, poi espulso, e poi gol di Risolo, Evacuo e Curiale per il Catanzaro. La Virtus Francavilla ha battuto 1-0 l'Avellino. Ve l'avevamo data in diretta prima di concludere diretta stadio, il gol di Vasquez davvero in apertura, e nel finale, Andrea, correggimi se sbaglio, Perez poteva anche raddoppiare. Ha fallito un rigore, ha tirato alto un rigore, però legittima la vittoria della Virtus Francavilla, molto male l'Avellino. Eh sì, il posticipo è Casertana Monopoli, oggi riposa la Juve Stabia, poi tutte le altre, ovviamente Teramo Vibonese 2-2, clamoroso quello che è successo al Viviani di Potenza, Potenza avanti 2-0, rimontata e battuta dalla Viterbese 2-3, Catania che ha finito in 9 invece contro la Cavese 1-1, intanto in Serie A c'è il terzo gol del Napoli con Demme dopo Insigne e Lozano, anche Diego Demme
per Crotone-Napoli 0-3. Vediamo la classifica, dopo 14 giornate di campionato col Teramo terza forza del campionato, con il Catanzaro che si porta a 22 punti, il Teramo 25, 29 il Bari, 36 la Ternana, poi Foggia 21, Catania e Turris 20, Turris che sarà il prossimo avversario del Teramo domenica pomeriggio, 18 per Avellino Juve Stabia, 17 per la Vibonese, 16 per il Palermo, 14 per la Virtus Francavilla, 13 per il Monopoli, 12 per la Paganese, 11 per la Viterbese, 10 per Bisceglie e Potenza, 9 per la Casertana, 6 per la Cavese. Bando alle ciance, andiamoci a vedere il servizio di Ania Cantagalli, Teramo Vibonese, è finita, 2-2. Il Teramo rimanda il ritorno alla vittoria. Albanolis finisce 2-2 contro la Vibonese, che ferma la striscia di vittoria del Diavolo tra le mura amiche e segna anche i primi gol di una squadra avversaria nel fortino biancorosso. A sorpresa non c'è l'Asic tra i titolari del Teramo, ma Celentano, che va a prendere il posto dall'inizio dall'infortunato Diakité. Come ormai accade da qualche gara, gli avversari hanno rispetto al Teramo un approccio migliore al match. Il Diavolo reclama un calcio di rigore dopo un tentativo in area di Tentardini, ma il direttore di gara fa segno di proseguire. Gli ospiti concretizzano il buon approccio alla gara nel momento in cui il Teramo sta cercando il vantaggio. Rasi avanza palla al piede sulla sinistra, Soprano scivola nel momento decisivo e la rete di Plescia, la sesta stagionale, è una conseguenza di alcune letture difensive errate. Al 25esimo Plescia potrebbe anche siglare il raddoppio sul regalo di Lewandowski, ma per fortuna del Teramo la mira dell'attaccante è questa volta sbagliata. 3 minuti più tardi il Diavolo pareggia. Bombaggi in buca per Ilari con pallone che arriva poi a Costa Ferreira, che arma le sue qualità tecniche per l'1-1 ed è il suo secondo centro stagionale. Il centrocampista portoghese ci prova dalla distanza anche un minuto più tardi, ma Marson para centralmente. Teramo cresce e la Vibonese si limita alle ripartenze. Al 36esimo Pinzauti, servito da Bombaggi, trova una deviazione di un avversario forse decisiva. Il primo tempo si chiude con un tentativo di arrigori dalla distanza che finisce molto lontano dalla porta. La ripresa invece inizia con un Teramo in gestione del possesso ma senza creare occasioni, così Paci decide di lanciare nella mischia Bonino e Di Francesco per Pinzauti e Ilari. Manca però vitalità tra i biancorossi ed avanza anche la sensazione che la gara possa sbloccarsi solo da un episodio. Episodio che si chiama Costa Ferreira, che intorno alla mezz'ora disegna una traiettoria a giro di destro sul palo più lontano dove Marson non può arrivare, portando avanti il Teramo. Calfano inserisce allora la ragione per Rasi e non per Tumbarello, che si era avvicinato alla panchina per uscire dal campo. La mossa farà con il senno di poi la fortuna della Vibonese, perché è proprio la ragione a chiamare Lewandowski alla respinta che Berardi raccoglie e Soprano un muro in calcio d'angolo. Dagli sviluppi Tumbarello dal limite infila di destro il gol del pari dei calabresi. Il Teramo prova a cercare la vittoria fino alla fine. Al 44esimo Bombaggi mette in mezzo per Bonino, che di un soffio non arriva a deviare il pallone. È l'ultima occasione della gara per i biancorossi, che rimandano adesso il ritorno alla vittoria alla gara di domenica prossima in casa della Turris. Un peccato, perché si poteva vincere, purtroppo non è andata così, ma accettiamo quello che il campo ha detto, perché quando si giocano le partite, e anche se giochi bene, perché secondo me abbiamo fatto una buona partita, a volte c'è anche l'avversario che poi fa gol e vengono fuori questo tipo di partite. Questo è il calcio, lo accettiamo e andiamo avanti per quello che è la nostra idea, per quello che dobbiamo fare. Sappiamo che ci è scottata molto non aver vinto oggi, però l'unica cosa che possiamo fare domani è allenarci e preparare la partita di Torre del Greco. Siamo in un momento della stagione in cui, per quello che chiediamo alla squadra, è anche un po' inevitabile un minimo di calo, anche se non ho visto tutta questa stanchezza, però non... Forse sì, un pochettino sì, però non credo che non abbiamo vinto perché eravamo stanchi, non credo per questo. Non abbiamo vinto perché l'avversario in due occasioni sono stati bravi, più bravi di noi. Sono stati molto aggressivi, molto intensi in tutta la partita, hanno difeso bassi, hanno fatto la loro partita come era giusto che facessero e il calcio è così, per quello non abbiamo vinto. Però l'ASIC ha avuto un problema al flessore, quel flessore che lo sta un po' tormentando da inizio stagione, e questa mattina ha provato ma non ce l'ha fatta. Mimmo ha avuto un problema in famiglia purtroppo questa mattina e abbiamo parlato e non era nello stato d'animo giusto per la partita.
non è che non siamo stati bravi a gestire, non abbiamo continuato, perseverato su cercare di fare un altro gol, non ci siamo riusciti. Se magari ci fossimo riusciti era un'altra partita, ma è stata così e l'accettiamo per quello che il campo ha detto. Io personalmente la valuto in maniera positiva per quanto riguarda la prestazione. Potevamo fare qualcosa di più, è vero, però secondo me la squadra non ha giocato male. Dal punto di vista della classifica so che tutti vorremmo sempre vincere, ma purtroppo non è così. Mettiamoci l'anima in pace, ma io sono il primo a essere dispiaciuto, ma questo è il calcio. Dobbiamo lavorare per migliorare e migliorare certi aspetti che in questo momento magari possiamo migliorare. Per quanto riguarda le altre partite, ma continuo a non guardare la classifica. Se dobbiamo fare se dobbiamo andare a ricercare, no, le due partite precedenti, allora andiamo a ricercare anche le due partite precedenti ancora, in cui abbiamo vinto due partite di seguito. C'è equilibrio, perché la classifica è buona, siamo terzi in classifica, giusto? E quindi c'è equilibrio. Dobbiamo non perdere di vista quello che per noi è importante. Il fatto di migliorare partita dopo partita, accettando quando ci sono questi mezzi passi falsi dal punto di vista del risultato, non tanto della prestazione, accettarli in maniera serena, lavorarci sopra, non abbiamo alternative. Oh, questo è il servizio e le parole di Massimo Paci. Migliorare partita dopo partita. Allora chiedo rapidamente a Dania, Andrea e poi a Paolo se questi miglioramenti ci sono stati. Beh, diciamo che nel percorso di crescita che ormai tende sempre a ribadire il tecnico del Teramo, questo è un momento di difficoltà, ma per quanto riguarda magari il gioco che fino a un certo punto è riuscito ad esprimere il Teramo, cioè quell'aggressione, quel contropressing, quell'atteggiamento che ha portato la squadra al terzo posto in classifica e che in questo momento non riesce a esprimere, perché è in una fase calante della condizione fisica, ma è una cosa abbastanza normale, insomma, nell'arco di un campionato avere degli up and down di condizione fisica. Il tutto sta in questa difficoltà di condizione, stare il più compatti possibile, e in questo momento il Teramo non riesce a avere quella compattezza che invece aveva fino a qualche gara fa. Andrea? Beh, dobbiamo secondo me scindere il ragionamento, nel senso che nella prima parte del campionato il Teramo ha dato il meglio di sé, la squadra ha dei margini di miglioramento, io continuo a sostenerlo, però è pur vero che questi giocatori non sono dei robot e vanno incontro anche a delle modifiche del proprio status, della propria condizione nel corso della stagione, e quindi poi è difficile che sul campo si trovino quei miglioramenti quando la condizione in generale è una condizione in calo, in flessione. Tutto fisiologico, per carità, però il Teramo ha dato il grosso del suo, ha dato il meglio del suo campionato nelle prime giornate, da qualche giornata è in flessione, e quindi partite come quelle di oggi o le vinci perché magari hai cuore e metti in campo il talento dei tuoi giocatori, e con Costa Ferreira stava accadendo, oppure fai delle difficoltà a portarle a casa, e in questo caso le difficoltà si sono tradotte con quelle smagliature di che da un po' di tempo a questa parte il Teramo sta mettendo sul piatto, anche perché, ripeto, c'è questa flessione. Quindi per quei miglioramenti di cui abbiamo parlato dovremo aspettare magari un ulteriore ritorno in un ottimo stato di forma della squadra, e magari dovremo aspettare anche un mercato nel quale il Teramo, se avrà la forza e la volontà di farlo, dovrà fare degli innesti mirati affinché si dia una migliore rotazione alle migliori risorse di questa squadra. Oggi ad esempio Paci ha detto che non è stata per colpa della partita dei mediani se il Teramo ha pareggiato, perché Santoro e Arrigoni hanno giocato bene, ma è pur vero, lo sa benissimo anche Paci, che hanno giocato sempre questi due giocatori, e quindi sarebbe il caso anche di far tirare un po' il fiato. E quando gli è stato detto la squadra è stanca, lui voleva dire di no, ma poi sotto sotto ha dovuto
ammettere che comunque un po' questo fattore c'entra, e quindi direi che in questo momento è centrale questo aspetto, cioè che c'è una flessione, in alcuni casi leggera, in un altro senso più consistente, di alcuni calciatori. Assolutamente. Paolo, visto che Andrea ha introdotto il discorso mercato, tra poco sentiremo la tua intervista a Sandro Federico al termine della partita. Tu che impressione hai avuto? Cioè, questa è una squadra che a gennaio tornerà sul mercato oppure no? Beh, io credo che qualcosa si debba fare sul mercato, soprattutto per quanto riguarda il reparto avanzato. Anche oggi sono arrivati due gol non da un attaccante, tra l'altro due gol che il primo non è arrivato da una vera e propria azione costruita, il secondo su un gran tiro, il classico gol della domenica. Dobbiamo dire che probabilmente prima, quando le cose andavano benissimo per il Teramo, al Teramo riusciva tutto bene. Adesso probabilmente non riesce ai biancorossi tutto quello che provano e che cercano di fare. È una fase di campionato un po' particolare, perché c'è un calo probabilmente che era anche nelle previsioni, perché, come diceva Andrea, questa squadra non è composta da robot, ma è composta da giocatori che possono accusare una flessione, e lo dicevamo anche oggi nel corso di Diretta Stadio, per la regge dei grandi numeri. Dopo aver vinto 5 partite su 5 in casa, poteva starci un mezzo passo falso. È un punto comunque buono, perché muove la classifica, e ottenuto perché, lo diceva anche Paci anche in altre occasioni, ci sono anche gli avversari, lo ha detto anche il direttore sportivo Sandro Federico nell'intervista che tra poco andremo ad ascoltare. E oggi la Vibonese è stato un avversario che ha reso la vita difficile al Teramo, una squadra brillante, una squadra che ha dimostrato di avere giocatori di categoria, di avere anche un gioco, una fisionomia, un'identità. E a Vibonese è squadra che aveva messo in difficoltà, pur perdendo 10 giorni fa la Ternana, era andata a vincere a Caserta, seppur con una squadra che è penultima in classifica. Quindi voglio dire, non è una formazione, diciamo, non era una formazione la vigilia da prendere sotto gamba, e devo dire che alla fine il punto è stato un punto sicuramente giusto per quello che abbiamo visto in campo. Il Teramo in flessione è quando ovviamente troppi giocatori non sono al meglio della condizione. Oggi ne ho visti 4-5. Chi più di tutti? Io direi anche per esempio Lewandowski, che non mi è sembrato del tutto immune da colpe in occasione del gol del 2-2. Mi ricordo che nel primo tempo aveva sbagliato un rinvio che stava per costar caro alla sua squadra. In un paio di occasioni l'ho visto anche un po' indeciso, ma voglio dire, anche Pinzauti, che è vero che ha ricevuto pochissimi palloni, però oggi praticamente non si è quasi mai visto. Ma anche in difesa ci sono state delle incertezze che probabilmente in passato non c'erano state. Lo stesso Bombaggi non mi è sembrato il giocatore che avevamo visto in altre occasioni. Quindi quando in una squadra come il Teramo 4-5 giocatori non riescono a dare quello che solitamente danno, e poi è chiaro che non puoi sempre vincere. Ci andiamo ad ascoltare la tua intervista al direttore sportivo Sandro Federico, perché gli hai fatto anche la domanda su Pietro Cianci, oggi autore di altri due gol in potenza viterbese. Vediamo, perché parla della posizione in classifica, delle prospettive di questa squadra e anche un po' di mercato. Ma è stata una partita difficile, una partita complicata, l'avevamo recuperata e a quel punto speravamo in una vittoria e insomma eravamo convinti di portarla a casa. Lì abbiamo commesso anche una piccola ingenuità, ma insomma va bene lo stesso, andiamo avanti, perché comunque un punto va bene a prescindere, e non siamo l'ammazza campionato, quindi può capitare di non fare una partita brillante, perché l'avversario può metterti in difficoltà, ma anche l'ultima in classifica, quindi bisogna tenere la testa alta, andare avanti e continuare su questo percorso. Anche contro la Ternana forse loro meritavano addirittura la vittoria. Vuol dire che questo campionato è difficile, c'è da giocarsi al massimo tutte le partite. Noi stiamo facendo qualcosa di importante, dobbiamo continuare su quella strada, perché abbiamo una squadra forte, con giovani di valore, con giovani che secondo noi possono fare strada, e andiamo avanti, insomma, un pareggio che tutto sommato ci può stare.
ci crediamo perché siamo convinti di avere una squadra forte e speriamo di rimanere aggrappati comunque a quelle prime posizioni. Noi abbiamo, secondo me, una squadra importante, una squadra che sì, ha avuto un ridimensionamento quest'estate, però e noi ci crediamo, siamo rammaricati perché oggi, forse pur non fornendo una grandissima prestazione, ma una prestazione credo anche intelligente, una prestazione complicata, potevamo portare a casa i 3 punti, ma va bene lo stesso, si va avanti consapevoli anche di poter continuare a rimanere aggrappati al treno delle prime. Ma a questo Teramo Pietro Cianci avrebbe fatto probabilmente comodo. Io vorrei ricordare a tanti che quest'estate abbiamo in qualche modo anche abbassato il nostro monte ingaggi in una politica di risanamento e di abbattimento dei costi. Quindi Pietro Cianci è andato addirittura in prestito, quindi è un valore assoluto della Teramo Calcio e spero che continui a fare tanti gol perché a fine anno rientrerà da noi e abbiamo bisogno anche di creare delle plusvalenze. Non siamo vigili, Jacopo, siamo vigili perché può venire fuori qualche possibilità, qualche occasione. È ovvio che questo che stiamo attraversando è un anno complicato, difficile, dove non ci sono risorse dal botteghino, anche dagli stessi sponsor. E quindi bisogna essere intelligenti. L'obiettivo è rimanere aggrappati a quelle prime posizioni, ma con oculatezza. Dobbiamo essere bravi anche ad aumentare il minutaggio, cosa che abbiamo fatto anche oggi. Quindi rimanere aggrappati a Ternana e Bari, continuando anche a portare avanti un'idea e aumentare il minutaggio, non è facile, ma vogliamo sì rinforzare la squadra, ma con queste idee e non possiamo prescindere da questi obiettivi. Rimanere attaccati al treno ma con oculatezza, cioè anche aumentando un po' il minutaggio, quanto difficile è, Ania e Andrea? Beh, parzialmente credo che lo si è visto anche oggi, perché fondamentalmente in estate hai preso Diakité come terzino destro, che è un ragazzo giovane ma di sicuro prospetto per quanto riguarda il futuro, ma non hai un'alternativa quando magari lui viene a mancare e viene anche a mancare Lasic, non hai un'alternativa a livello di esperienza come poteva garantire invece un Cancellotti. Ecco, questo il ridimensionamento estivo del Teramo è stato questo, si è tolta un po' esperienza per mettere un po' più di gioventù, quindi non si può buttare la croce addosso a un Celentano che è un ragazzo del 2001, si è chiamato in campo per la prima volta dal primo minuto e magari non fa una prestazione eccezionale, un po' per l'emozione, un po' perché appunto è la prima volta dall'inizio, è una conseguenza di scelte societarie dell'estate, quindi ovviamente bisogna dare anche al ragazzo la possibilità di crescere come a tutti gli altri che quest'anno sono chiamati in campo in maniera magari un po' più frequente rispetto agli anni passati. Mi viene anche da pensare a un Trasciani che fino a questo momento ha visto poco il terreno di gioco, che è stato capitano della primavera della Roma, ma fino a questo momento ha visto poco il campo. Anche nella condizione fisica del Teramo, di cui abbiamo parlato poc'anzi, c'è anche quest'altra chiave di lettura, cioè un utilizzo maggiore di un determinato numero di elementi rispetto ad altri che evidentemente, facile non lo dirà mai, ma non gli garantiscono le stesse cose che invece garantisce quel numero di giocatori che lui utilizza più spesso. Quindi non so se nella seconda parte di campionato darà un po' più di minutaggio a coloro che finora non sono stati impiegati molto, oppure se il mercato magari darà qualche altra soluzione, ma a rigor di logica, viste le scelte estive di spending review, di ridimensionamento, salvo insomma cose clamorose che sono avvenute negli ultimi mesi, mi verrebbe da pensare a rigor di logica che ci saranno movimenti sulla scia di quanto visto in estate, cioè movimenti under e magari anche tentare qualche plusvalenza già nel mercato di gennaio, provando a tenere certi giocatori fino a giugno poi. Andrea, peraltro la constatazione su Cianci
nel momento in cui dovesse mai rientrare alla base, bisogna sempre vedere se il Teramo riuscirà subito a venderlo o, siccome andrà verso l'ultimo anno di contratto, provare ad estenderlo il contratto. Non so, sarà una situazione piuttosto spinosa. Intanto apprezzo l'onestà intellettuale del direttore Sandro Federico, che ha spiegato i motivi per cui Cianci è uscito. E lui dice che l'auspicio è che lui faccia bene, continua a fare bene, ma io penso che invece ogni gol che Cianci farà sarà fonte di grande rammarico, e per la società e per i tifosi, soprattutto tenuto conto che il Teramo è una squadra di alta classifica e viene da chiedersi cosa poteva essere questa squadra con Cianci. Poi qui non è come la matematica, non è detto che Cianci restando faceva lo stesso numero di gol fatti col Potenza finora, poteva accadere anche che segnasse di meno o che la squadra facesse un campionato inferiore, che qui ripeto non si tratta di matematica, però si tratta di capire che questo giocatore, già lo scorso anno mandato via al Carpi, in quelle poche settimane aveva dato dei segnali incoraggianti, è stato fatto riuscire di nuovo in prestito e sta segnando continuamente con un campionario di gol davvero notevole, perché segna in tante modalità, e ti sei affidato a un attaccante che avevi in organico che negli ultimi tempi ha fatto davvero molto poco. Peraltro, per far uscire Martignago e Cianci, poi hai preso in prestito degli altri attaccanti che finora ti hanno dato poco, o perché sono infortunati o sono fuori condizione, o quando giocano come oggi Bonino non dà grossi segnali di presenza, sembra un giocatore con la testa un po' da un'altra parte, francamente, per quello che sta dimostrando. Quindi insomma le buone prestazioni di Cianci, anche se poi il Potenza perde, ma lui continua a segnare con un Teramo in alta classifica e con un Cianci che continua a segnare, io penso che il rammarico possa crescere, e penso che non sia così semplice gestire un eventuale rientro di Cianci in estate, perché tutta questa possibilità di fare una cosiddetta plusvalenza io francamente non la vedo per tanti motivi. Va bene. Oh ragazzi, Paolo, io tra un po' torno da te per una valutazione, però intanto ti faccio ascoltare l'altra tua intervista all'altro direttore sportivo, che è Luigi Condò, peraltro oggi ex della gara, seppur parecchio tempo fa, che parla di questo Plescia, perché abbiamo parlato di attaccanti ed è una, lui l'ha definito una scommessa vinta. Ci ascoltiamo le parole del DS della Vibonese. È stata una partita difficile, perché sapevamo di incontrare una squadra forte che in casa ha quasi sempre vinto, quindi noi ci mancavano anche diversi giocatori, ma già da diverso tempo, quindi il risultato di oggi è un risultato importante e dobbiamo continuare così, perché il campionato è lungo e difficile. Noi abbiamo fatto questa, credo sia l'ottava partita in 24 giorni, quindi abbiamo giocato dopo un periodo che abbiamo avuto 22 contagi di Covid, una squadra che si è potuta allenare poco. Credo che abbiamo fatto tanto, ma non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, perché già domenica prossima ci attende un'altra trasferta difficilissima, che è col Bari. Noi dobbiamo continuare, dobbiamo cercare di salvarci e farlo il prima possibile. Ma sorpresa non credo più di tanto, perché il Teramo è una squadra forte, una squadra fatta con gente di qualità, gente che ha giocato in piazze importanti, quindi secondo me il Teramo sta facendo un grandissimo campionato, merito al Teramo e alla società. Plescia è un giocatore che è stata una mia scommessa, nel senso che è un giocatore che non ha fatto tanti gol in questi anni, un ragazzo che io ci ho sempre creduto, il presidente ci ha sempre creduto, e ora stanno avendo i risultati, quindi siamo contenti, ma non ha fatto ancora niente perché il campionato è lungo e speriamo che continui così. Ti è piaciuto Plescia, Paolo? Sì, un bel giocatore, non lo conoscevo, non l'avevo mai visto giocare, ma insomma, ha dimostrato di avere i numeri, è riuscito quasi a fare reparto da solo, mi è piaciuto il suo dinamismo, la sua cattiveria nell'andarsi a conquistare, a rubare tra virgolette quei palloni anche sporchi. Insomma, è un ragazzo di categoria che insomma credo farà le fortune della Vibonese. Oggi ha giocato un'ottima partita. Oh, peraltro nella stanza Zoom io saluto e ringrazio il direttore generale del Notaresco, Alfredo Natali, a cui do la buona serata. Buonasera direttore.
Buonasera, mi sentite? Sì? Assolutamente, molto bene. Grazie dell'invito. Ci mancherebbe. Tra un po' parliamo anche del futuro della Serie D, però siccome so che lei segue molto molto attentamente anche le vicende del Teramo, volevo chiederle che cosa pensa del risultato di oggi e del cammino che sta facendo il Teramo fino a questo momento. Sì, oggi ho visto la partita, il cammino del Teramo, l'ho detto già altre volte, credo che sia un bellissimo cammino, una stagione che speriamo vada avanti come è partita. Per quanto riguarda la partita di oggi, sì, effettivamente con un po' più di attenzione nel finale poteva portare a casa i 3 punti, però sono d'accordo con gli altri commenti che comunque ha incontrato una squadra molto viva, molto attenta e che sta attraversando un buon momento, quindi è chiaro che insomma i risultati si ottengono in maniera difficile quest'anno con tante variabili che subentrano, quindi prenderei questo risultato senza grandi preoccupazioni e comunque drammi. Direttore, però insomma ci dica la verità, nel chiuso dello spogliatoio della società, lei fosse in questo momento il direttore generale del Teramo, andrebbe dal presidente a dire: presidente, guardi che questa è un'annata buona, forse adesso a gennaio qualcosa dobbiamo prendere? Beh, sicuramente penserei e comunque valutando un po' che probabilmente la squadra del Teramo tra le prime tre è quella che ha segnato meno di tutte, è quella che ha nelle classifiche dei marcatori, mi sembra che sia Ilari il capocannoniere del Teramo, ecco che insomma ha delle caratteristiche diverse e probabilmente forse sì, manca qualche diciamo il famoso bomber che di solito sempre si fa riferimento, anche perché con questo gioco che attua Mister Paci probabilmente un terminale davanti con caratteristiche diverse, non che Pinzauti e Bonino non siano dei buoni giocatori, assolutamente, però probabilmente hanno delle caratteristiche diverse. Tra poco andiamo in pubblicità, poi ovviamente chiudiamo la parentesi legata a Teramo Vibonese, parliamo un po' di Serie D che non ha giocato oggi, ma ci prepariamo già alla settimana prossima. Ania, prima di chiudere con te, domenica prossima impegno complicato, perché la Turris, benché oggi abbia perso, ha dimostrato in più di una circostanza di essere altro che una neopromossa. Sì, credo che come ogni annata la Turris riserva, come ogni annata riserva delle sorprese, la Turris insomma possa essere una delle sorprese del girone C, almeno fino a questo momento ha dimostrato di esserlo, quindi non sarà di certo un impegno semplice per il Teramo e arriva in un momento non semplice per il Teramo, perché comunque la flessione anche dal punto di vista dei risultati con 2 punti arrivati nelle ultime 3 gare è evidente, quindi sarà importante cercare di uscire dal tunnel, tra virgolette, se così insomma si può chiamare, comunque per una squadra terza in classifica, e magari farlo proprio contro una formazione neopromossa, ma che fino a questo momento sta facendo bene, potrebbe essere importante dal punto di vista psicologico. Sono curioso di vedere se magari domenica prossima Paci qualcosa potrà cambiare o meno, ecco, sulla scia della condizione calante di alcuni, e magari anche per cercare di rivitalizzare un po' appunto il Teramo, che appare in flessione evidente nelle ultime partite. Sono curioso di questo. Assolutamente. Va bene, grazie Ania. Ti chiedo solo se per martedì devo cooptare Paolo Renzetti oppure no? Devo ascoltare il mio collega Andrea Costantini. Non lo so, poi... Martedì mi dispiace, ma... Allora no, allora devi... Impegni. Addio, devi obbligare non Paolo sarete Renzetti. Più dei nostri, siete stati esautorati, esonerati questa sera in maniera ufficiale. Dopotutto messi contro Ronaldo dopo un po' di anni, vale la pena. E in bocca al lupo soprattutto, tanti auguri. Anche a te, vivissimi.
Scherzo, va bene, ci mancherebbe. Ciao ragazzi, ci vediamo presto. Grazie Paolo per essere stato con noi, soprattutto per averci raccontato la partita. Grazie a te, grazie a voi. Spero che tu ti sia divertito. È stato un piacere. Non avevo mai visto il Teramo quest'anno, insomma. Magari, chissà, nel corso dell'anno capiterà qualche altra occasione. Assolutamente. Qualcuno starà pensando che, insomma, non ha mai visto il Teramo. Qualcuno potrebbe dire, è arrivato Paolo Renzetti, non abbiamo vinto in casa, abbiamo preso due gol, no, si scherzi, certo. Ci mancherebbe. Grazie Paolo. Grazie a voi. Pubblicità, torniamo tra poco e poi parliamo. Seconda e ultima parte dell'Abruzzo del pallone di questa sera, apriamo una piccola parentesi di Serie D con il direttore generale del Notaresco, Alfredo Natali. Direttore, possiamo dire che forse ce l'abbiamo fatta a trovare la via per concluderlo questo campionato senza scossoni? Sì, diciamo che finalmente abbiamo delle indicazioni un po' più precise, perché fino ad ora era un po' un fai da te, lasciando alle società l'organizzazione di tutto quello che c'è dietro a questo momento così difficile. Dovremmo ricominciare con delle un po' più di certezze, stiamo aspettando ancora qualche altra puntualizzazione sul protocollo, però penso che domenica si riscenderà in campo. Ecco, lo diciamo, è un protocollo che sostanzialmente ricalca più o meno quello dei professionisti, con tamponi rapidi, con l'isolamento del positivo o debolmente positivo, con il resto del gruppo squadra che continua allenamenti e gare, insomma, quello era l'ostacolo da superare sostanzialmente. Sì, perché il protocollo generale che era stato inviato comunque dava poco spazio a interpretazioni. Poi con l'ultima circolare, con le indicazioni più precise sul numero di calciatori eventualmente positivi, speriamo ormai il meno possibile, si possa giocare e dare una continuità a questo campionato, che effettivamente è un campionato stranissimo e con delle difficoltà enormi sotto tutti i punti di vista, soprattutto quello sanitario. Quanto costerà questa modifica del protocollo? Ecco, appunto, quando ti dicevo che stiamo aspettando ancora qualche puntualizzazione, perché effettivamente prima il Dipartimento Interregionale sembrava che indicasse un laboratorio nazionale con dei test inviati alle società, adesso probabilmente si modificherà qualcosa. Se ci saranno delle convenzioni, se si potranno stabilire delle convenzioni con dei laboratori del territorio, io penso che sia la cosa più semplice e più immediata per avere delle risposte, dei risultati con più facilità, pensando anche al fatto che quasi sicuramente ci saranno degli incontri infrasettimanali, quindi la ripetizione dei tamponi deve avvenire nello stretto giro prima delle gare. Andrea, una domanda per il direttore? Sì, saluto il direttore Alfredo Natali. Ecco, ciao Andrea, ciao. Ciao direttore. Non so questo quanto può impattare da un punto di vista del budget, perché chiaramente ci sono dei costi in più, so se avete valutato questo aspetto. E poi effettivamente mi hai tolto le parole di bocca, perché io non ho capito se ogni club può rivolgersi autonomamente a un centro diagnostico per effettuare i test rapidi, oppure se ci sarà un solo laboratorio che dovrà raccogliere tutti i test di tutti i 166 club della Serie D. Sarebbe davvero poi notevole lo sforzo per quel centro e fare la diagnosi dei vari test antigenici. Ecco, cosa avete capito da questo punto di vista? E poi ricordiamo che questo protocollo prevede il rinvio della partita se ci sono più di 3 positivi, oppure possono essere anche 3, ma questi 3 devono essere o 2 portieri o tutti e 3 under. Non so, esatto, se ho capito male. Esatto, sì, perfetto. E questa è proprio le direttive che sono state date. Ecco, quando dicevo appunto che attendiamo delle puntualizzazioni, delle precisazioni, proprio quelle sulla diagnostica dei test, è assodato che si possono fare quelli chiamati comunemente rapidi.
quelli che la Lega Pro sta già adottando. Ancora non è chiaro se possiamo rivolgerci direttamente da un laboratorio, da un centro diagnostico del territorio, dobbiamo aspettare. Inizialmente, appunto, ripeto, il Dipartimento Interregionale sembrava che indicasse un centro diagnostico nazionale che inviava i test alle varie società che dovevano processarli internamente con il medico sociale per poi con un'autodichiarazione dichiarare quali erano i risultati. È chiaro, sono d'accordo con te, un discorso a livello nazionale creerebbe tantissima difficoltà. Noi comunque ci siamo già attivati per non essere impreparati, soprattutto perché domani è già lunedì e, come nel nostro caso, dovesse riprendere il campionato, abbiamo la trasferta di Campobasso che deve essere organizzata e deve essere gestita. Oh, direttore, prima di salutarla, l'ultimissima, visto che ha parlato di campionato e della trasferta di Campobasso, vediamo la classifica attuale, perché insomma, quali sono le prospettive di questa, della vostra squadra? Il Notaresco in questo momento ha 14 punti insieme a Recanatese, comanda il girone F, anche se ci sono dei recuperi per esempio per il Campobasso, però Campobasso, ecco le prospettive di questa squadra. Guarda, questa è una classifica che fa piacere leggerla sicuramente, ma una classifica che ha un valore relativo visto il momento. È chiaro che noi vogliamo fare un campionato importante, vogliamo fare un campionato interessante soprattutto, ma questo sarà un campionato difficile. Io credo, ma lo dicevo ieri alla squadra, credo che questo campionato venga vinto dalla società più organizzata e che ha un organico, un ampio organico, che possa avere un ampio organico a disposizione, perché insomma adesso aspettiamo i nuovi calendari, ma sicuramente ci sarà da correre. Certo. Grazie direttore, in bocca al lupo. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie. Buona serata e buona continuazione. Grazie al direttore generale del Notaresco Alfredo Natali, grazie ovviamente a Matteo Falzona, ufficio stampa del Notaresco, per questo collegamento. Insomma, tra poco ci siamo, insomma tra una settimana si riprende a pieno regime, Andrea, ed è chiaro che ha ragione il direttore quando dice in questo momento ci vuole un... vincerà chi la società veramente più organizzata e stavolta farà davvero la differenza, e anche quelle che avranno un organico e riuscirà a supportare e a sopportare qualche defaianza in corso d'opera, perché ci saranno, inevitabili. È inevitabile. Aggiungo che l'eventuale aumento delle spese determinato da questi test, poi proprio in riferimento alle parole del DG Natali, bisognerà capire come si svilupperà questa diagnostica, se ogni società si rivolgerà a un centro autonomamente. Andrea, oppure puoi chiederlo direttamente al direttore generale del Castelnuovo che ci ascolta, Emilio Capaldi, che saluto e sì, che ringrazio al telefono, glielo puoi chiedere. Saluto anche io il direttore, però stavo finendo di dire che c'è il rischio che delle società, dovendo spendere, avendo queste spese extra budget dovute ai tamponi, debbano rinunciare, purtroppo può succedere anche questo, a degli elementi del proprio organico, perché crescono i costi e non si riesce a stare nel budget, perché si hanno i propri tesserati e poi ci sono le spese per i tamponi. Per compensare, qualche club potrebbe anche pensare di dismettere qualche giocatore e di cederlo. Io spero che questa cosa avvenga il meno possibile, ma può accadere anche questo. Peraltro ricordiamo, non l'abbiamo fatto, che si è aperto il mercato nei dilettanti e che sarà aperto fino a fine febbraio, sarà una mega finestra che andrà anche oltre il mercato dei professionisti ed è un unicum dettato dalla situazione pandemica. Nel salutare il direttore Capaldi, gli chiedo appunto come stanno lavorando e quali sono le ulteriori indiscrezioni che hanno anche sulla gestione dei tamponi, quindi un centro unico nazionale o ogni club farà da sé con un proprio centro di riferimento. Ciao direttore. Buonasera a voi, buonasera Andrea. Quello che vi posso dire è che certamente la Lega Nazionale Dilettanti in questi giorni e sicuramente o nella giornata di domani o nella giornata di mercoledì
sicuramente ci dirà che ha trovato un accordo per una convenzione con un'azienda leader in Italia che produce i tamponi antigenici. Quindi, secondo me, ogni società riceverà un numero di tamponi antigenici e internamente con il proprio medico sociale effettuerà questi tamponi, si farà una autodichiarazione e di là poi bisogna trovare un laboratorio analisi che è inserito in una piattaforma nazionale per immettere nella piattaforma sia i negativi e sia i positivi. E sicuramente questo test antigenico, diciamo più o meno, siccome quando si effettuano parliamo di migliaia di euro, sicuramente questi test costeranno meno per una squadra di 40 di 400 euro. Okay. Quindi praticamente saranno distribuiti, direttore, i tamponi e poi le società li faranno in loco in maniera autonoma, inserendo i dati e le eventuali negatività o positività all'interno di una piattaforma. Esatto, tramite un laboratorio analisi preposto con il criterio di vicinorietà, in questo caso il laboratorio del presidente Brocco potrebbe, siccome è inserito in questa piattaforma, potrebbe essere uno dei laboratori che le società in Abruzzo soffriranno. Certo, certo. E sui costi forse aveva detto una cifra prima il direttore? Sì, io credo che non costeranno più di 10 euro ciascuno. Cada uno, sì. Ok. No, poi un altro chiarimento col direttore nel leggere il protocollo. Prima io ho detto che una partita può essere rinviata se c'è la comunicazione di più di 3 casi di positività, oppure 3 che siano o 2 portieri o tutte e 3 under. Poi qui ci sono dei riferimenti anche alla permanenza delle positività a lungo andare, e delle positività non verrebbero poi computate nel computo totale, scusate il gioco di parole, a distanza di 10 giorni. Ecco, non so se può spiegare questo meccanismo, se è chiaro anche per voi oppure no. Allora, noi siamo tenuti entro il 9 dicembre di stilare un elenco con massimo 40 persone, siano essi calciatori, dirigenti, medici, massaggiatori, eccetera, da inviare al Dipartimento Interregionale. Quello farà testo. Chiaramente si può sempre modulare, si può sempre cambiare, ma nel momento in cui tramite PEC noi manderemo questo elenco, quello farà fede, anche perché poi quello che dicevi tu, Andrea, è giusto, perché qualora a seguito del ripetersi di qualche positività dopo le 2 sessioni di test consecutivi, se eventualmente siano più di 5 giocatori in questo elenco che dicevo poc'anzi, la società potrà sì chiedere il rinvio della gara, però non saranno computati se fanno parte di questo elenco nei dieci giorni precedenti. E questo, diciamo, bisogna stare attenti in questo, bisogna essere vigili, perché è una cosa non facile. Certo, immagino. Quindi praticamente, direttore, credo di aver, non so se ho capito bene, nelle eventuali negatività per cui si richiederebbe in futuro il rinvio della partita, bisogna scorporare i 10 giorni precedenti, sì, dalla prima positività. Esatto, non ne terranno conto, okay, e quindi là bisogna stare attenti. Sarà veramente, veramente e poi complicato. È complicato perché poi bisogna fare richiesta per il rinvio nelle 24 ore precedenti la gara ufficiale. Sì. Direttore, al netto delle difficoltà e dei costi suppletivi, pensa che ci siamo, abbiamo trovato più o meno la formula per andare fino al traguardo? Ma io direi di sì, anche perché fine febbraio ci saranno le nuove elezioni del Consiglio federale con il suo presidente federale, e quindi ognuno sta cercando di comportarsi in una maniera tale di definire questi campionati, per questo motivo anche a livello politico sportivo.
Direttore, prima di salutarla le chiedo un giudizio, insomma, sulla eventuale ripartenza. Prima il suo omologo Alfredo Natali del Notaresco ha detto probabilmente vincerà adesso davvero sì la società più organizzata, lo si dice sempre, ma quest'anno forse ancora di più, la società più organizzata è quella che avrà una rosa in grado di sostenere eventuali defezioni. Ma questo sì, anche se questi sono campionati che tutto sommato le società sono abbastanza organizzate, e sanno a che cosa andrebbero incontro con una società, con una rosa striminzita. Quindi diciamo noi abruzzesi, ma come le marchigiane o le laziali, sicuramente sapranno fare di necessità virtù. Speriamo che noi abruzzesi sappiamo farlo meglio e raggiungere certi obiettivi che ci siamo prefissati all'inizio. Direttore, io la ringrazio. Sì, un attimo Jacopo, sì, solo per sì, fare sì, un piccolo confronto con il direttore prima di congedarlo. Se il costo è di 10 euro a tampone per 40 persone, quindi una tornata per il gruppo squadra, quindi sarebbero 400 euro, moltiplicato per 28 giornate 11.200 euro, questo potrebbe essere insomma un costo stimato di base per la spesa per i tamponi, è corretto? Sì, qualche euro in più sicuramente per la piattaforma, rivolgendosi noi a qualche laboratorio preposto a mettere i dati nella piattaforma, ma sicuramente io credo che la Lega Nazionale Dilettanti sentirà un po' le lamentele quasi di tutte le società, che a gennaio spero ci sia un ristoro di 20-30 mila euro appunto per partecipare a questo esborso. Ok. Perfetto, grazie direttore. Grazie, in bocca direttore. Al lupo. Grazie a voi, buona serata, arrivederci. Grazie al direttore generale del Castelnuovo Emilio Capaldi. Insomma Andrea, da quello che abbiamo capito ci siamo quasi, siamo arrivati anche un po' ai dettagli della sì, della sarà questione. Ostico quel passaggio di positività che si possono ripetere sì, ma che dopo 10 giorni andrebbero eliminate dal computo per un'eventuale richiesta del rinvio. Lì poi insomma servirà molta attenzione e molta oculatezza da parte di tutti i club e i responsabili medici. Il medico sociale acquisirà ancora più importanza, perché dovendo sì, fare i club all'interno questi test, poi questi andranno ratificati proprio dal medico sociale. Assolutamente, assolutamente. Dunque ripetiamo, io credo di aver capito bene, se ho un giocatore X che è positivo oggi e poi si prolunga la positività dopo 10 giorni da quella diagnosi, non posso più richiedere la positività, non va più computata, non posso più richiedere il rinvio mettendo in elenco quel giocatore. Esatto, esatto. Ok, perfetto, va bene, va bene. Noi siamo in chiusura di questo pomeriggio, serata un po' particolare, però speriamo insomma da domenica prossima di essere di nuovo normali ai nastri di ripartenza. Grazie Andrea. Ciao, ciao a tutti, buona serata. Grazie in regia Maurizio Daguia, Samuele Mucci, grazie anche a Loris Bennato e Paolo Renzetti che oggi ci hanno supportato e sono stati inviati allo stadio Bonolis. Gli appuntamenti li conoscete della nostra redazione per quanto riguarda lo sport. Domani sera replay con Enrico Rocchi e Andrea Costantini, che ritroverete per parlare del successo del Pescara ad Ascoli nell'anticipo di venerdì, poi martedì la classica ora con Proterra, poi via via tutte le altre fino a domenica prossima, quando torna Abruzzo il pallone 19:30 su TV6 canale 14 del Digitale Terrestre. Buona domenica.